Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca, quella subita ieri dai bianconeri alcamesi da parte della Sacca Tardese per una rete a zero. Il risultato sicuramente bugiardo, in quanto le due squadre hanno svolto un match molto equilibrato, preoccupate più a non perdere che a fare gioco veloce. È proprio nei minuti finali che la Sacca Tardese punisce un Alcamo che non ha saputo concretizzare quelle occasioni da gol, complice anche il palo colpito da Cimo al 28esimo del secondo tempo. L'Alcamo perde tre punti importanti alla corsa verso i play-off, che adesso si vedono allontanare sempre più, anche se, essendo due punti, si può ancora sperare. Ma passiamo alla cronaca. Bisogna aspettare ben 15 minuti prima di vedere un tiro in porta. A farlo senza grosse pretese è il centrocampista sancataldese. Al 30esimo calcio d'angolo per l'Alcamo, debole colpo di testa di Manfrè e il portiere para. Al 35esimo galoppata di Palazzolo, che si destreggia bene tra i difensori e mette a centro una traversone, ma l'ala spreca di testa. Al 39esimo, su un disimpegno della difesa, Pirrone batte a volo, ma il portiere ospite para. Al 44esimo calcio d'angolo, il portiere respinge un tiro a rientrare. E questa l'ultima azione del primo tempo. Nella ripresa è sempre la Sacca Tardese a tirare in porta per prima, ma senza grosse pretese. Inizia così l'assedio dell'Alcamo. All'11esimo Pirrone riceve la palla a centro aria, battuta sicura in porta, ma si oppone a un difensore. Al 23esimo Picone, con un bel pallonetto, smarca Gimot, che scivola al momento della battuta in porta. Al 27esimo colpo di testa a centro aria di Alderuccio, ma il portiere ospite compie una grande parata. La svolta potrebbe arrivare al 28esimo, quando Gimò anticipa tutti con un bel diagonale, ad opporsi questa volta il palo. Al 35esimo è la volta di Lala, che ritarda un attimo il tiro e viene intercettato da un difensore che mette in angolo. È proprio nel miglior momento dell'Alcamo che la Sacca Tardese, con un contropiede e con il suo centravanti Cilluffo, mette la palla in rete, spegnendo le speranze ad una vittoria alcamese. Finisce la partita, l'11 di mister Marcianò batte un Alcamo sprecona, colpevole solo di non essere riuscita a concretizzare le tante occasioni avute.